Fantino della Civetta, Enrico Bruschelli davvero molto vicino al Verrocchino, Istrice fuori allineamento, adesso vede lo spazio, entra la Civetta in questo istante, la partenza su tutti della contrada dell'Oca, poi la contrada della Lupa e la Selva che vanno ad affrontare la curva di San Martino, in testa c'è la Lupa in questo momento che gira San Martino, Lupa, Selva, poi la contrada dell'Oca, la Civetta, l'Istrice, Chiocciola, Montone, Nicchio, Onda e Leocorno, curva del Casato, la Lupa, poi la Selva, l'Oca, la Civetta, la contrada della Chiocciola, Istrice, Val di Montone, Nicchio, Onda e Leocorno, Fonte Gaia, contrada della Lupa, alle spalle della Lupa la Selva, vanno ad affrontare la curva di San Martino, la seconda, gira la Lupa, poi la Selva, la contrada della Chiocciola, l'Oca, l'Istrice, la Civetta, il Montone, adesso è la curva del Casato, ancora la Lupa, Selva, Chiocciola, Oca, Istrice, Civetta, poi il Montone, il Nicchio, l'Onda, il Leocorno, alla Fonte Gaia, ancora la Lupa in testa, ancora la Lupa in testa con Velluto e Benitos che girano la curva di San Martino, Lupa, poi la contrada della Selva con Virgola e Tabacco, poi la Chiocciola e la contrada della Lupa che gira la curva del Casato e la contrada della Lupa che vince il Palio del 17 agosto 2024 con una bella corsa fatta dalla Lupa con Dino Pes, detto Velluto, che è tornato a correre al Palio di Siena dopo tanti anni, era il 2017 che non prendeva parte al Palio e riesce a coronare la vittoria, la contrada della Lupa, con questo cavallo esordiente Benitos, un castrone sauro di 7 anni che era il suo esordio.